ti capita di poter trasportare anche dei bambini o comunque dargli uno stimolo e un trasporto magari un po' meno di impatto e quindi agevolarli in quello che è il trasporto verso l'ospedale o nella risorsa che ha necessità. L'auspicio ovviamente che non debba servire a nessuno, ma in caso di necessità l'allestimento è specifico per i più piccoli, per rasserenarli nei momenti più delicati. È con questo obiettivo che è stata donata un'ambulanza pediatrica alla Croce Rossa di Arezzo. La donazione è stata da parte di Estra, da parte del Parco Giochi Peter Pan e da un altro donatore che per sua volontà è voluto rimanere anonimo. Hanno donato praticamente il necessario per realizzare questo progetto importante per noi e per la comunità di Arezzo. Questo è un nostro classico multiparametrico Life Pack, ambulanza dotata di Lucas e comunque abbiamo un altro Masima che rileva 7 parametri vitali istantanei nel minor tempo possibile. Abbiamo degli adattatori pediatrici proprio giusto appunto per poterli portare in modo tale da viaggiare in totale sicurezza, dove lo allacciamo una sorta di marsupio alla barella e poter viaggiare in totale tranquillità senza mettere a repentaglio durante il trasporto all'ospedale del piccolo, del paziente. Abbiamo una sorta di culla, sempre per un'età molto più ridotta del trasporto del bambino, sempre da poter ancorare alla nostra barella fornita in ambulanza. Il parco mezzi della Croce Rossa Aretina si arricchisce anche di un pulmino per i trasporti sociosanitari. È un pulmino a 9 posti attrezzato per il trasporto delle persone con disabilità. Come vi fa sentire questa vicinanza da parte della città? La vicinanza della città ci fa sentire importanti per la città, perché siamo un'istituzione, siamo sempre più presenti all'interno della comunità e questo è un segnale che comunque sappiamo fare il nostro lavoro e lo facciamo bene.